Gli abitanti dei centri medievali, situati in zone caratterizzate da una povertà profonda, hanno sentito il bisogno di nobilitare le origini, contrapponendo alla realtà la mitica Magna Grecia. Questa illusione, la speranza di un ritorno alla prosperità delle origini, fece sì che scrittori e storici cercassero di individuare resti archeologici o architettonici che potessero dare spunto a una continuità urbana. Un'antica tradizione vuole che l'attuale centro abitato di Nokara sorga nel luogo dove un eroe acheo, Epeo e i suoi compagni di viaggio, reduci dalla guerra di Troia, fermarono il loro pellegrinaggio e fondarono una città. Epeo diede a quell'insediamento il nome di sua madre, Lagaria. In realtà altri paesi rivendicano la stessa discendenza e un'attribuzione certa e inappellabile non potrà mai essere data a nessuno di questi fino a quando nuovi elementi di giudizio e di rigore scientifico verranno portati alla luce. Nella zona archeologica una rupe si innalza come il cubo massiccio di una rocca e il bianco del quarzo si staglia in alto nel brullo e opaco paesaggio. Le armi di Sant'Angelo. Il nome di arma, in Calabria, è riferito a rupi e costoni articolati. Sebbene il luogo sia percorso da tutti i venti che variano tra il mare e le altre valli, come un corridoio dove si ingolfano impetuosi e violenti, doveva essere abitato nell'età ellenistica, in quanto su tutta la rupe, fin sulla cima, si sono trovate notevoli quantità di ceramica nera e tegole dell'età ellenistica. Le lastre di questa rupe sono da secoli usate come pietra pregiata di lavorazione. I muratori costruivano palazzi ai signori del feudo e gli scalpellini li abbellivano usando il marmo di Sant'Angelo per i portali delle case, donando al paese quell'aspetto signorile arrivato fino a oggi. Il paese sorge arroccato sulla cresta di un massiccio calcareo tra i più alti della zona, isolato dai gruppi montani circostanti, quasi una lama di roccia protesa verso il cielo. Le caratteristiche geografiche del luogo nel quale sorge l'attuale centro abitato fanno supporre che il paese fosse abitato fin dall'età preistorica. La conformazione urbana di Nokara si deve essenzialmente ad esigenze difensive. All'interno delle mura, le abitazioni si affacciano frontalmente alle stradine strette e scoscese, che seguono a loro volta l'andamento naturale del terreno. Le
Le costruzioni, che sorsero a partire dalla metà del XX secolo, hanno generato spazi riconoscibili come moderni lungo la via che scende al mare, spostando il baricentro del paese verso la periferia. Nella parte est dell'abitato, su una delle quote più alte, la chiesa di San Nicola di Bari si affaccia su una piazza che domina il paesaggio sottostante. Una lunga gradinata porta al sagrato, posto su una facciata semplice, con accanto un campanile, senza particolari ornati, che contiene tre campane. La chiesa è il risultato di ampliamenti e ristrutturazioni di quella risalente al XIV secolo. Alla fine del 1700, decorazioni e stucchi diedero all'edificio l'aspetto attuale. La chiesa conserva in una parete laterale una statua lignea proveniente dalla Cappella degli Antropici e risalente alla seconda metà del XVI secolo. La scultura rappresenta il Cristo sofferente incoronato di spine, coperto da un manto, che sostiene una canna tra le braccia incrociate. Oltre la chiesa madre, diversi edifici sacri sorgono nella periferia, come la Cappella dell'Annunziata, che racchiude all'interno di una nicchia la statua di stucco dipinto della Madonna col Bambino, una copia settecentesca della Madonna degli Antropici. D'estate, vagando per il centro storico, non è difficile incontrare anziani che ancora modellano il ferro. Mani nodose battono il duro metallo per ricavarne eleganti oggetti per la casa o attrezzi da lavoro. Instancabili, ripetono movimenti e gesti di una vita spesa interamente in questo lavoro faticoso, ma certamente non privo di soddisfazioni. Abili artigiani trasformano la pietra locale in mortai, una sorta di recipiente usato per raffinare il sale. Lentamente, a fatica, ma con sapiente maestria, le pietre prendono forma sotto gli incessanti colpi di mani esperte, dando vita a un insolito, semplice ma indispensabile oggetto della vita quotidiana. Testimonianze dell'abilità di questi artigiani si possono ammirare presso il Museo Epeo, sistemato al primo piano del municipio di Nocara. La sera poi, il fumo della brace trasporta il profumo di salsiccia tra i vicoli. La sagra della salsiccia, piccante richiamo dei villeggianti delle marine ioniche, ripete da anni ormai l'invito al banchetto festoso. Carni suine sapientemente lavorate dalle mani delle donne nocaresi stuzzicano l'appetito anche dei più ritrosi e invitano a riappropriarsi degli antichi sapori. Sulla valle del Sarmento, ai piedi della falda boschiva, sotto le armi di Sant'Angelo, una guglia si impone nel paesaggio montuoso, il convento degli Antropici. Il luogo ha un carattere sacro ancora oggi. Il monastero, ricordato tra le abbazie cistercensi filiali del monastero di San Bucina, fu costruito da Re Ruggero tra il 1137 e il 1172. Sul grande asse preistorico della Calabria e della Puglia, sulla rotta antichissima della penetrazione monastica di quel periodo. L'abbondanza di acqua, il legname, gli spazi favorevoli alle culture e ai pascoli devono aver giocato un ruolo fondamentale nella scelta di questo sito da parte dei monaci. L'insieme architettonico mostra l'aspetto di una ricostruzione cinquecentesca che si è formato mediante l'addizione di diverse costruzioni realizzate in più fasi, acquisendo la configurazione attuale nel XVII secolo.
Il convento, completamente ristrutturato da recenti interventi municipali, è costituito da quattro bracci sviluppatisi intorno a un cortile rettangolare. Guardando la facciata principale, il convento è situato sulla sinistra, con l'ingresso incorniciato da un portale lavorato in pietra locale. Al centro si alza il campanile a pianta quadrata, con quattro finestre laterali e cuspidato con una piramide a base ottagonale. La porta d'ingresso della cappella è incorniciata da un portale con arco a tutto sesto, iscritto in un rettangolo di pietra finemente scolpito. Appena dentro, un'improvvisa effusione di artificiosità si manifesta nei contrasti delle forme e la semplicità di un ambiente unico e arricchito dal consistente ornato degli altari collocati nelle pareti laterali e dell'altare maggiore. Gli altari sono stati concepiti come un'addizione di elementi plastici a rilievo e a tutto tondo. Ogni parete longitudinale ha due altari che si ripetono in forma speculare sulla parete di fronte. Quelli vicino all'ingresso, più semplici, sono seguiti da quelli elaborati in un ritmo che si sviluppa nell'esuberanza decorativa dell'altare maggiore. I vistosi ornamenti non permettono una immediata identificazione della loro funzione statica. In origine, sculture e stucchi erano dipinti con colori vivi, una combinazione tra ritmi architettonici barocchi e l'espressione cromatica napoletana del Seicento. L'altare maggiore riveste tutta la parete di fondo. Nella parete alta, divisa in tre settori da colonne corinzie, sono scavate tre nicchie. Quelle laterali sono circondate da semplici cornici e poggiano su cherubini. Quella centrale ha un profilo più elaborato con putti che reggono i candelabri. Il vano centrale, che doveva custodire l'immagine più importante, è più piccolo, dimensionato sulla misura della statua più venerata, la Madonna degli Antropici. La trabeazione che collega le quattro colonne è sormontata da una composizione di sirene cornucopie e putti. Le figure rappresentano pienamente lo stile seicentesco meridionale, dove coesistono simboli cristiani con allegorie di derivazione pagana. L'esuberanza di elementi plastici pare trasmettere, attraverso le facce delle statue, una religione molto vicina alle gioie della vita, distante dal rigore dell'ambiente monacale. Infatti, la vita della congregazione dei monaci che abitava il convento, dapprima semplice, corrispondente ai precetti di povertà, si trasformò presto, a causa di prodighe donazioni, dando luogo a un rilassamento dei costumi, sfociando quindi in episodi di dissolutezza e di cupidigia, finché Papa Benedetto XIV ne decise la soppressione.